Asceso al potere il 10 marzo 1985, Mikhail Gorbaciov sapeva che il suo paese aveva bisogno di energiche riforme per sopravvivere. Perciò propose tagli drastici agli stanziamenti per la difesa. Iniziò inoltre una politica di glasnost, cioè di apertura, che portò alla quasi totale eliminazione della censura. Gorbaciov incontrò Reagan a Ginevra nel 1985. Grazie a una combinazione fra il suo fascino e le pressioni di Nancy Reagan sul marito affinché passasse alla storia come uomo costruttore di pace, il presidente americano mutò il suo negativo giudizio sull'Unione Sovietica. Ci siamo incontrati, dice Reagan, perché dovevamo incontrarci. Avevo richiesto di cominciare da capo e lo abbiamo fatto. Non posso dire che abbiamo avuto un incontro su ideologie o scopi nazionali, ma ora ci comprendiamo meglio e questa è una via per raggiungere la pace. Oserei dire, dice Gorbaciov, che il mondo è diventato un luogo più sicuro. Gorbaciov fu costretto a ritirare l'armata russa dall'Afghanistan perché il tentativo di imporvi un governo con la forza si era concluso con un tragico fallimento. Il premier sovietico continuò a coltivare buoni rapporti con gli Stati Uniti, dove fu accolto calorosamente quando visitò New York. Ma il suo vivo desiderio di ridurre gli armamenti e il debito pubblico fu frustrato dal piano di difesa di Ronald Reagan, che prevedeva una nuova generazione di armi detta scudo spaziale, una specie di ombrello protettivo contro un attacco missilistico. I concetti di uguaglianza e libertà che il comunismo aveva promesso venivano alla fine visti per quello che erano, vuote promesse. Come se avvertisse i sintomi del fallimento del sistema, Gorbaciov esortava l'industria a seguire la via occidentale. Comunque, anche se il partito fosse stato riformato, se la burocrazia fosse stata eliminata, se le spese militari fossero state tagliate, se Stati Uniti e Unione Sovietica avessero allontanato la minaccia di una nuova guerra totale, questi cambiamenti avrebbero richiesto molti anni. Per garantirsi di avere il tempo necessario per le riforme e il potere per controllare la vasta burocrazia, Gorbaciov affidò posizioni chiave a vecchi funzionari della destra, funzionari che credevano ancora nel sistema di Lenin. L'inizio della fine fu segnato dall'abbattimento del muro di Berlino, che aprì la strada per la riunificazione della Germania. Ora, con dimostrazioni in molte città, anche le popolazioni dell'Unione Sovietica chiedevano libertà di scelta politica. Al Cremlino, i leader delle varie correnti discutevano su quale direzione prendere. Troppi e troppo rapidi cambiamenti avrebbero provocato il caos. Minimi cambiamenti avrebbero riacceso antichi rancori e provocato nuove ribellioni. Il premier cercò di mantenere l'unità nazionale con il suo carisma, ma non tutti i leader condividevano le sue idee. Anche se Gorbaciov aveva spogliato Yeltsin di ogni autorità, la prima elezione libera dopo 70 anni lo portò alla presidenza della Repubblica Russa, una vera sfida contro il partito e il governo centrale. L'ala estremista temeva che l'indipendentismo di Yeltsin e la glasnost di Gorbaciov avrebbero condotto il paese alla divisione in regioni indipendenti. Ma se non altro, la stampa ora era sottratta a ogni censura. Alcuni moti di rivolta negli stati baltici rivelarono che la situazione era diventata incontrollabile. Nel giro di 2 anni, milioni di persone disilluse abbandonarono il Partito Comunista. Gorbaciov accettò di riorganizzare l'Unione Sovietica garantendo più indipendenza alle varie repubbliche e più potere nel controllo del loro destino nazionale. Ma alcuni membri del Soviet Supremo considerarono questa decisione come un tradimento. Una folla inferocita attaccava i carri armati con bastoni, pietre e bottiglie Molotov. Decine di migliaia di persone circondarono il palazzo pronte a combattere. Ma i soldati dell'Armata Rossa si schierarono dalla parte della popolazione. Anche i reparti antiguerriglia rifiutarono di far fuoco sulla folla. La falce e il martello furono sostituiti dal tricolore della Russia pre-rivoluzionaria e altre bandiere si diffusero fra le regioni che avevano scelto l'indipendenza: Georgia, Ucraina, Moldavia, Estonia e Lituania. Fu rimossa la statua di Dzerzhinsky, fondatore del KGB, così come le statue di Stalin e di Lenin.
In qualche modo fu una rivoluzione contro quella del 1917. Lo stesso Gorbaciov lasciò il Partito Comunista, ma ammonì che rapidi cambiamenti avrebbero potuto avere conseguenze negative. Yeltsin costituì un'unione di stati indipendenti. Il 25 dicembre 1991 Mikhail Gorbaciov si dimise. Fu l'ultimo presidente delle repubbliche socialiste dell'Unione Sovietica.